Allora ragazzi, bentornati alla rubrica Handheld, ovvero dei giochi a cristalli liquidi, ma anche portatili. Infatti abbiamo visto anche altre cose oltre ai giochi a cristalli liquidi. Questo qui, ragazzi, siamo nell'epicità, perché questo qui è un gioco veramente mitologico. Deputy Dan della VTech, anno 1982. Ragazzi, questo gioco per me è un mito, perché io la prima volta che vidi questo gioco stavo all'asilo, ve lo giuro, me lo ricordo come fosse ieri. Stavo all'asilo e c'era un mio compagno d'asilo che c'aveva, un altro bambino che c'aveva questo gioco qua, e io ero stupito, ero stupefatto da sto cacchio di gioco. Questo qua è uno dei giochi che io ho comprato qualche anno fa, ma poi ho messo in cantina della vecchia casa e ho ritrovato. Fortunatamente sembra essersi conservato bene, perché stava all'interno di un bubble wrap, praticamente di plastica quella con le bolle, e quindi l'umidità non l'ha scalfito più. Un pochino l'ha scalfito, perché infatti vediamo qui c'è qualche macchietta di umidità sullo schermo, vedete anche qui. Però ragazzi, devo dirvi che con mia grande sorpresa funziona ancora. E la cosa bella è che io questo gioco lo rividi anche alle elementari. Un altro ragazzino ce l'aveva sto gioco, io però no, in realtà, anche se ci giocai così di straforo, ci giocai un po' a scrocco, questo gioco non l'ho mai avuto, se non qualche anno fa quando l'ho comprato, una decina d'anni fa l'ho comprato, e poi al trasloco l'ho dovuto mettere nella cantina dell'altra casa, un casino, però fortunatamente funziona ancora. La cosa bella di questo gioco, ragazzi, è che a differenza dei Game & Watch Nintendo, che erano multiscreen, avevano due schermi, come abbiamo visto su Donkey Kong e altri giochi, questo qui addirittura ce n'aveva tre. Non ci si crede, ragazzi. Il gioco a triplo schermo, l'unico gioco a triplo schermo, bellissimo. In questo gioco dovremmo fare lo sceriffo che dovrà fermare i criminali che vogliono rapinare la banca. Fighissimo sto gioco, ragazzi. Purtroppo di questo gioco anche, vediamo un po', gli altri schermi anche hanno dei segni di umidità, vedete qua, questo è perfetto, questo invece c'è un altro segnetto di umidità, vedete qui e qui. Mannaggia la miseria, a me che l'ho messo in cantina, come mi è venuto in mente di metterli in cantina sti cacchio dei giochi, che non c'avevo spazio durante il trasloco, l'ho dovuto fare per forza. Comunque, sul retro, che è un po' rovinato, purtroppo vediamo che non abbiamo il coperchio batterie. Questa è una cosa molto grave, ragazzi, perché senza il coperchio batterie il gioco non può funzionare, perché le batterie devono essere premute sulle lamelle. Quindi noi che facciamo? Mettiamo le due batterie, eccole, e poi ci proviamo a premerle con un po' di nastro isolante. Vediamo se funziona. Vedete anche tutte le viti che sono arrugginite, purtroppo. Vediamo un po' con il nastro isolante se va a funzionare. Incrociamo le dita, ragazzi. Tendiamolo bene il nastro, eccolo qua. Tendiamolo bene il più possibile, appiccichiamolo al meglio. Ed ecco il gioco che funziona. Eccolo qua. Vediamo che c'è nel primo schermo. Intanto apriamo tutti e tre gli schermi. Nel primo schermo, come vediamo, c'è una. Non funziona più. Porca. Sono le batterie che non premono abbastanza. Ecco, adesso che è premuto, si vedono tutte le figure, vedete? Allora, però scompare subito perché non c'è abbastanza pressione, ragazzi. Mi devo inventare qualcosa qua. Mi devo inventare qualcosa, altrimenti le batterie non fanno contatto. È un disastro. Allora, vediamo un po' come posso fare. Ragazzi, io questo momento, vi giuro, lo sto aspettando da tantissimi anni, perché in questo gioco dopo le elementari non ci ho mai più giocato. Io anche quando comprai questo gioco 10 anni fa non ci giocai perché non avevo le batterie a bottone, ma adesso ce l'ho. Ma sfortunatamente il gioco non vuole partire uguale, perché c'è questo problema. Allora facciamo così, ragazzi, guardate, c'ho una paraculata. Allora attacco qui così al lato e premo la prima batteria, la premiamo dentro forte. Se no posso fare così, guarda. Le premo entrambe così, facendo così le premo entrambe forte e tendiamo il. È un po' un casino, ragazzi. Allora, vediamo un po', se sono appiccicate qua sotto. Intanto deve essere molto teso il nastro, perché altrimenti il gioco non funziona. Ragazzi, lo faccio per voi, sto lottando per voi, ma anche per me, perché ci voglio giocare. Dopo tanti anni ci voglio giocare a questo gioco. Allora, purtroppo escono fuori, vedete? Sompano fuori. E noi che facciamo? Prendiamo un altro po' di nastro, eccolo qua, prendiamo un altro po' di nastro. Se trovo il punto dove si apre. E proviamo a metterci altro nastro. Ragazzi, su sta parte non so se la taglierò, perché per giocare a sto gioco veramente stiamo facendo di tutto. Ok, proviamo così. Questa qui pure qua la dovrei tagliare. Mi serve un paio di forbici, porca miseria. Allora, prendiamo
Vediamo un po', premiamo forte, vediamo se funziona dietro. Vai e viene, ragazzi, vai e viene, guardate. Vai e viene, è un disastro. Aspettate, prendo un paio di forbici. Ecco qua, tagliamo qui. Eccolo qua, vediamo un po' se riusciamo a spingere quest'altra batteria all'interno. Premiamo forte, forte, forte. Ecco, questa è spinta, quest'altra esce fuori, vedete, zompa fuori sta batteria maledetta. Allora, premiamo forte, tendiamo. Purtroppo salta fuori. Niente, non va. Ma manco se tengo premuto ma funziona, come cacchio. No, ragazzi, non ci posso più. Ecco, se tengo premuto forte va. Guardate che roba. È scomparso. No, ragazzi, aspettate un attimo, provo a sistemarla. Allora, ragazzi, ho trovato uno sportellino di un Game & Watch che vi farò vedere nell'unboxing totale di tutti i giochi che non funzionano, perché mi sa che non funziona più quel Game & Watch multiscreen, perché proprio c'è proprio come si dice, il video sfondato, i schermetti distrutti proprio, quindi difficilmente funzionerà. Allora, poi ve lo farò vedere. Comunque, vediamo un po'. Inseriamo le due batterie a bottone, premo forte. Vediamo un po' se riesco a farla andare. Non va, non va, non si adatta sto sportellino, non si adatta. Non si adatta. Cioè, perché li facevano così? Perché li facevano così, con queste lamelle così forti, così? Una cosa impossibile. Allora, proviamo. Proviamo a mettere questa sopra. Proviamo a tapparlo. Vediamo un po' così. E purtroppo salta fuori, salta fuori. Aspetta, funziona, funzionato? Funziona. Vai e viene, mortacci vostri. Niente, vai e viene, immagino. Se devo giocare, devo giocare col dito premuto dietro, un casino. Aspettate. Allora, ragazzi, cosa ho fatto? Semplicemente premo contro il... Eccolo qua, vedete gli schermi? Non so se si vedono. Ok, no, dovrebbe funzionare. Niente, si è rispento. Porca puttana. Mettiamo questo dietro. Mo' si è riacceso. Ma che caspita. Allora, iniziamo. Non si sente manco l'audio. No, che va e viene. È scomparso un'altra volta sul video. Allora, vediamo un po'. Porca trottola. Allora, proviamo a premere, dai, provo a giocare. Allora, questa è la demo, con i vari schermi che vanno. Niente. Un disastro, ragazzi, non riesco a giocare. Aspettate. Allora, ragazzi, col cartoncino mi sono creato questo sportellino verde, ho preso dal cartone delle pizze. Allora, che inseriamo qui, così, nel buchetto. Ecco qua, se ci riesco. Ma prima andavamo, non va più. Eccolo qua, è inserito. Bene, ma adesso noi lo apriamo così, ci inserisco le due batterie. Eccolo qua. Mi sembra un'idea stupidissima, ma in realtà il cartone c'ha uno scopo. Ma vi spiego qual è. Eccolo qua. Inseriamo le due batterie. Cioè, un'odissea sta puntata, veramente. Non riesco manco. Siamo a 10 minuti, ma manco sono riuscito a giocare ancora. Ecco, come vedete, il cartone preme. Ora che il cartone preme bene, noi ci mettiamo sopra una bella striscia di nastro. Ok, cartone niente. È partito il cartone. Ok, ho tagliato questa striscia di nastro. No, la mettiamo qui sopra. Eccolo fanculo. Devi stare giù, devi stare giù. Mannaggia te. Andiamo a vedere. Pare che funziona, pare che funziona. Attenzione. Idea bislacca, ma ha funzionato. Sì, funziona, ragazzi, funziona.
Ok, partiamo. Ok, partiamo, partiamo. Ma si sente il suono? Suono non si sente, mi sa che è partito lo speaker. Però vediamo il personaggio mio sta qua sotto, vedete? Ecco, devo riuscire a attraversare la strada. Vediamo un po' se riesco a avvicinare anche un pochino la telecamera. Ecco, no, si vede l'ombra, porca vacca. Allora, il mio omino sta qua sotto, credo. Ma io non l'ho mosso, perché mi ha ammazzato? Ecco, devo riuscire a entrare dentro al saloon. E sono entrato. Quante volte devo entrare? Sonoro non c'è però, eh? Sonoro non c'è. Si è danneggiato lo speaker del sonoro, regà. Allora, vediamo un po' da qua se vede meglio. No, è sparito. Allora, vediamo un po', rifacciamo. Rifacciamo. Ancora era game over quello. Allora, vado su. Premo. Ok, passano i tori, passano i cavalli, i galessi, di tutto passa. E vado su. E uno l'ho fatto entrare. Poi due l'ho fatti entrare. Il trenino è passato, avete visto? No, attenzione, passa il cavallo. Tre li ho fatti entrare. No, torno indietro. Ogni tanto parte da solo, non so perché. Ok. Quante volte devo entrare? Aspettiamo. Stranamente il sonoro non c'è, raga. No, ma perché ogni tanto attraversa da solo? Ogni tanto mi sembra da solo sto cacchio de sceriffotto. Corri, corri. Siamo a 550 punti, ragazzi. Ho perso una vita finora. Qua è scritto le vite che ho perso. 640 punti. Sai che il gioco è solo il primo schermo, c'ho la stessa impressione qua. Questo che gioco è? Siamo su gioco A. No, mi hanno ammazzato, porca. No, il toro mi ha preso. E abbiamo finito il gioco, ho fatto 960 punti, ragazzi. Mo. Andiamo. Vediamo un po' se riusciamo a fare il gioco B. Ah, ecco, qua posso scegliere gioco 1, gioco 2, gioco 3. Allora, questa è pratica a gioco poi. Allora, pratica livello 2, proviamo un po' a livello 2 com'è, questo qua deve sparare. Ok, adesso sto dentro al saloon, devo sparare. No, sparare all'innocente, porca. Allora, come vedete, bisogna riuscire a sparare ai criminali senza farsi beccare all'innocente che stranamente ci segue. Ma che cacchio ci segue che ti spara a te per sbaglio poi? No, niente, ho beccato ancora l'innocente. Ho beccato un criminale. Intanto c'è quello che sta rubando la roba, vedete, sa ruba la roba del. Peccato che il sonoro, ragazzi, non funziona. Sono 3 ore che sto a premere il sonoro, si vede che si è danneggiato lo speaker. Dovrei aprire il gioco e vedere lo speaker perché non va. O si è staccato il filo dello speaker. Oppure proprio lo speaker che si è marcito nella cantina. No, spara un'altra volta l'innocente. Sito Game B, qui c'è scritto. Perché come vedete i giochi si possono fare singolarmente, però penso che sia possibile anche fare una specie di story mode. Dove si fanno tutti e tre gli schermi di fila, cioè fai il primo, poi quando lo supero fai il secondo, quando lo superi fai il terzo, che sarebbe poi la più grande figata. Intanto li stiamo vedendo separatamente i giochi. Quindi devo sparare al tizio senza farmi colpire da lui e senza colpire l'innocente soprattutto. Oh, sono scappati. E qua era finito, praticamente il primo gioco era finito. Il secondo gioco, il secondo schermo era finito qui. Perché quello era scappato. Una volta che scappa poi tu devi andare sul retro a combatterci a pugni nudi praticamente.
Cioè, ragazzi, Red Dead Redemption a confronto è una stronzata, a confronto di sto gioco. spara, spara. Ecco, scappano, vedi? Però il gioco a me mi continua. Intanto il punteggio sta a 5,40, vedete sotto il punteggio mio? 5,70, vabbè, mo sparo a cazzo. Mi faccio ammazzare. Sono morto 3 volte. 5,50 punti, infatti. Vediamo un po' se è possibile fare tutti i giochi assieme. Allora, questo è Game B, poi qua c'è Game C, poi Game A, poi c'è il punteggio, Game B, Game C. Ecco, qua mi dà 0 punti, quindi questo dovrebbe essere il gioco completo, con tutti e tre. Eccolo qua, questo mo sto facendo il gioco completo con tutti e tre i giochi di fila. Quindi io entro nel saloon. Ok. Una volta entrato nel saloon c'è il secondo gioco, io devo sparare, eccolo. Così è figo, ragazzi. Così è davvero Red Dead Redemption. Però già mi hanno tolto una vita. Si fida una mignotta. Che ho fatto? Non ho capito che ho fatto. Che ho fatto? Ho lanciato. Ah, puoi lanciare il. Che cacchio è la dinamite? Non riesco a capire, ragazzi. Bang! No, sono andato su. Ho sparato a quello. Ma ha gonfiato. Riproviamo. Ho fatto solo 90 punti. Ragazzi, questa puntata sta essendo molto lunga. Sta diventando molto lunga. Ma il gioco è molto interessante. Ok, stiamo facendo ancora il gioco Red Dead Redemption, sempre. Ok, vado su, vado su. Ok, adesso sono dentro, in teoria. Ecco, sono entrato. Già mi hanno fottuto una vita, non so perché. Porca la. Devi morire. Ma perché se vado su Moro? Allora, se vado su quello mi spara, quindi non posso andare su finché quello. Finché non ho ammazzato quello in basso. Cioè, vedete, c'è questo che ha la pistola. Finché io non l'ho colpito 8 volte, non posso andare su, altrimenti quell'altro mi spara e mi ammazza quello che sta rapinando la banca, praticamente. Perché questa è una banca, non è un saloon. No, so, colpi sempre l'innocente, il banchiere, mortacci sua. Fai sempre in mezzo questa cosa. Ecco, sono scappati. Adesso terzo schermo. Adesso vedete, io vado su. Terzo schermo, eccomi qua. Io devo menare. Io devo menare. Puoi fare varie mosse tipo Street Fighter. Però purtroppo il mio cowboy si vede un po' trasparente. Non si vede proprio bene. So fa ammazzate. Peccato che il sonoro non si sente, ragazzi. Ho dato io ho dato una cricca in faccia. Ho piegato. Gli ho dato il colpo sotto. Vai. Cricca in faccia, mo colpo sotto, colpo sotto. Vai col colpo sotto. Vai colpo sotto, colpo sopra. Colpo sotto. Niente, mi ha gonfiato lui a me, mi sa, eh. Ciao. Ok, game over. Finito? No, sto ancora a lottare. Dai, becca questa cricca in faccia. E morì. Non so i comandi di questa sezione a cazzotti, sinceramente. Sto a fare un casino, ragazzi. No, è sparito, porca. Se sollevo il gioco dal tavolo sparisce perché non fa più pressione. E a becca questa botta. Becca, becca. Becca testa pizza in faccia, die, colpo sopra, colpo sotto. Becca, becca. Niente, mi ha ammazzato già 2 volte. Vedete sotto sulle vite qui. Queste nuvolette qua sulle vite. Però è strano il fatto che per ogni sezione c'hai le vite che si rinnovano. Ogni volta che superi una sezione è come se tu avessi di nuovo tutte le vite. Poi se riesco a sconfiggerlo questo qui, ritorno alla prima sezione, ovvero che devo. C'è un'altra rapina, ecco niente, mi ha ammazzato. Game over, ragazzi. Ho fatto 300, solo 360 punti, abbastanza schifo. Però ragazzi, adesso il gioco è mitico. Come vedete sono 3 giochi in uno. È una figata assurda. Ah, vedete qua è rovinato per l'umidità. Mannaggia, mi pareva che sto terzo schermo. Ah, guardate, si vede lo sceriffo a terra, lo vedete, riuscite a vedere, però purtroppo è danneggiato il. I cristalli liquidi sono un po' danneggiati e si vede solo da una certa angolazione che c'è lo sceriffo a terra morto, vedete? Eccolo qua. E
Ragazzi, io intanto sto andando alla Threat Mode, sarebbe la demo. Qua vedete, questo sta a sparare così a caso. E questo era il bellissimo Deputy Dan. Purtroppo questa mia versione, ne avvisa di cotte di crude, non è al top. Ci sono un po' di difettucci, come avete visto, grafici. Però questo è un gioco veramente molto bello. Veramente mitico questo gioco, ragazzi. Io sono contento che dopo tanti anni finalmente sono riuscito a rigiocarci. Peccato che non c'è l'audio, mannaggia. Sto rosicando, ragazzi, veramente. Però gioco fighissimo, veramente, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio dei giochi handheld. Questo era Deputy Dan della VTech anno 1982. Ciao, ragazzi, alla prossima. Ciao, ciao.